Buonasera a tutti, sono Luigi Anaracco se preferite e benvenuti al Worst 2020 Dragon Ball Z Dokkan Battle. Sedetevi comodi e preparatevi a partire per un viaggio nei meandri dell'oscurità assoluta che questo gioco è stato capace di buttarci nel 2020. Non seguirò un ordine specifico, quindi butterò dentro le cose in ordine di quanto mi rompe pensarci solamente. Nella prima che vi dico, eventi. O meglio, le nuove tipologie di eventi introdotte in questo 2020. Parliamo quindi prevalentemente della Chain Battle, perché comunque la Chain Battle è l'evento principale nuovo inserito. Ma anche alcune Z-aree verranno citate, vero Freezer? Perché l'idea di base è buona. Io sono uno dei pochissimi al mondo che reputava il primissimo Battlefield, quello mai arrivato nel Global, un ottimo genere di evento. Io quel genere di evento mi piaceva, andava bene se non riuscivo a finire, che era complicato come lo schifo, ma mi piaceva, era una cosa originale, nuova. Aveva delle regole molto difficili, molto specifiche, dovevi giocare in maniere completamente diverse, ma aveva delle regole. La Chain Battle non ha un cazzo, la Chain Battle ancora nessuno l'ha capita al 100%, premia neanche le whale, ma le whale cosmiche, perché quelli che arrivano a punteggi stratosferici sono quelli che hanno i PG in 14 copie, tutte full ability per maxare. Non so neanche io come definirle, delle categorie ristrette che hanno 5 PG in croce che non metteresti mai. L'unica Chain Battle che a mio avviso è stata fatta con la testa è stata la prima che aveva senso di esistere, ma dopo siamo scesi in un imbuto di merda terrificante ed è un problema, o meglio, sarebbe anche un problema tutto ciò perché la Chain Battle è collegata all'equipment. E quindi potrebbe riferirsi a un problema, ma tanto gli equip non servono un cavolo, quindi almeno per quello si salva. È stato il nuovo tipo di eventi nel 2020? Bocciata. Ma bocciata pesante. Una tipologia di evento in cui devi andare alla random sperando di avere i PG giusti, che molto spesso sono inutili, e devi portare l'ability. No, non mi piace. Ripeto, come ho detto nel primo video, sono molti di questi sono cose personali e soggettive, ma penso che a nessuno se ne dimentichi piaccia la Chain Battle. Io preferisco avere il torneo che farmi la Chain Battle. La Chain Battle faccio 2-3, giusto per capire come è andato e capire se devo spararci in merda ancora o no, e finora forse 1-2 Chain Battle, compresa la prima, 2-3, allora non ci devo sparare merda, le altre sono indecenti. Piccolo punto va per alcune cose di alcune Z-aree, perché benché molte Z-aree, io direi quasi tutte a oggi non abbiano nulla di negativo, anzi probabilmente c'è solo una Z-area che reputo che sia stata fatta davvero male quest'anno, e per davvero male intendo proprio male, ma male pesantemente, ovvero quella di Freezer LR. Non mi è mai capitato di vedere un evento fatto così col culo in cui devi pregare di avere i PG nel giusto ordine, che non ci lanci la specie per vincere e non hai modo di ovviare questo perché i PG sono quelli che puoi usare, non ce ne sono altri, sono quelle le special che devi lanciare per vincere, puoi provare a sculare ma comunque hai bisogno di un tot di attacchi e lui può shottarti nei primi due attacchi. Fatta male, con PG scelti male. E mi sorprende al sesto anno vedere un evento come una Z-area, che alla fin fine è un'evoluzione massima del Super Strike e del Legendary Event, fatta così col culo. Davvero sono sorpreso abbastanza negativamente. Poi il PG che si ottiene è ottimo perché Freezer LR Aesa è una bestia, utilissimo per 14.000 farming. Io ho utilizzato solo lui per il farming finale di Krillin LR e solo lui per il farming di Babidi Bu. Però davvero pessimo, pessimo, pessimo. Abbiamo detto i nuovi eventi come prima cosa, rimaniamo nel campo nuovo. Un'altra cosa che penso a ordine di tutti quest'anno dovrà portare, non ha portato,
E che in realtà, ragazzi, dopo il quarto anniversario hanno fallito ogni anno, è la nuova meccanica. Dokkan ha avuto come nuove meccaniche il Dokkan Event, quindi il tour ai 6 mesi con Broly. Poi abbiamo avuto il nuovo meta. No, di questo parliamo dopo magari del meta. Poi abbiamo avuto un anno e mezzo senza chissà quali meccaniche, abbiamo avuto all'anno e mezzo in realtà il counter come meccanica nuova, però era ancora di così. Abbiamo avuto al terzo anniversario l'Evo, quindi il fatto che i PG potessero cambiare aspetto durante la battaglia. Al quarto anniversario le Active, che sono state una meccanica riuscitissima, che si sono collegate all'Evo, ma anche ad altre cose. Al quinto anniversario non abbiamo avuto nulla, ma abbiamo avuto durante il quinto anno la Retreat, che è piccola cosina, per anche il 2020 non è servita un cazzo, perché la Retreat nel 2020 chi ce l'ha, che personaggio l'ha avuta? Napler. Quindi capiamoci, se la merda deve avere una robo di merda, tanto vale non farla proprio. E non mi pare che ce l'abbia avuta nessun altro PG, credo, forse. E nel 2000 e 20 abbiamo avuto la nuova, fantastica, bellissima, super meccanica della combo special, come volete chiamarla, che hanno ben 3 personaggi? No, scusate, 4 personaggi, no, 3, 3. Ce l'hanno Mr. Stan Free to Play, Vegeta LR e Piccolo. Allora, fermo restando che anche la retrita appena arrivata l'avevano in 2 personaggi in croce e nessuno di essi serviva nulla, e che oggi la retrita probabilmente l'unico personaggio in cui è davvero utile è Bugrasso, che però la vede praticamente come una Evo, quindi... Abbiamo avuto questa inutilità globale, totalmente messa così, di una meccanica che sulla carta era carina, in pratica per come è strutturata adesso, spesso, non sempre, poi avendo 3 PG in croce, forse presto per dirlo, obbliga a giocare team che non girano un cavolo per loro, che comunque è inutile la meccanica. Vegeta Angel, il PG cardine nuovo di questa meccanica, non funziona. Non ha sempre modo di star vicino ai Goku obbligatori per la sua ultra. Sì, è anche vero che Vegeta Angel non ha bisogno della ultra per essere per forza obbligatoriamente utile, però è una meccanica interna, e come la Active di Gohan Super Saiyan 2 GL è fatta col culo. Solo che la Active di Gohan Super Saiyan 2 GL è fatta sul culo su Gohan Super Saiyan 2 GL, e infatti successivamente hanno fatto delle Active decente. Qua è proprio una meccanica che molto spesso, se non la faranno intelligentemente, sarà inutilizzabile, perché Piccolo ad esempio, che ha la special con Goku e Vegeta, metticelo un Goku e Vegeta vicino, lo mette quando Piccolo gioca terzo, quindi la sua meccanica peculiare diventa semplicemente un quando c'è, quando non c'è, tanto Piccolo fa cagare, non lo gioco comunque. La retreat ha avuto i suoi bei problemi ancora, perché se ne sono dimenticati. Io ragazzi, come nuove meccaniche, nuovi eventi, non so cosa aspettarmi per il sesto anno, cioè ormai piuttosto dico rimanete col vecchio che funziona ed è attivo. Però c'è una terza cosa, oltre nuovi eventi e nuove meccaniche, che seppur questi due, se anche continuassero con i vecchi, magari migliorandoli in qualcosa, facendo eventi di farming seri e non quegli eventi di farming del cavolo che ha Dokkan, perché tutti i giochi hanno eventi di farming e danno ricompense decenti e molto diversi come eventi di farming, c'è un'altra cosa che se in questo sesto anno non cambia rischia di compromettere il gioco, a mio avviso. Ripeto, è un gioco per cellulari. Se non mi fanno eventi con nuovi gameplay assurdi, mi va bene. Se non mi fanno nuove meccaniche che modificano il gioco come sono state Active e Evo, posso pure accettarlo finché il contorno ci sta. Una cosa che però ormai siamo arrivati al limite del sopportabile, penso siate tutti d'accordo, in quanto sono 2 anni e mezzo che siamo in questo meta su... No, cavolo dico 2 anni e mezzo. No, di più. Di più, siamo 3 anni e mezzo in questo meta. E le leader skill, il meta class.
Molti di voi lo sanno già come la penso, molti di voi sono d'accordo con me, li ho letti anche recente nei commenti. Il Metaclass deve cambiare. Non si può ormai giocare col Metaclass. Perché davvero dopo 3 anni e mezzo, e da 2 anni e mezzo che abbiamo il Metaclass, abbiamo finito le categorie. Cioè rimangono poi alcune categorie, ma ne rimangono poche. E anche quelle che rimangono sono copia incolla di altre. Cioè il gioco si è evoluto a un livello che ci sono alcuni PG talmente cardine che se sono in 5 categorie, sono in 5 team, e se sono il PG principale rendono quei 5 team che girano su di loro e non cambia situazione. Se ora esce un nuovo PG, facciamo finta, il nuovo Goku Ultra Instinct, miglior PG del gioco barato come la merda. Cioè voi immaginate una roba che davvero vi fa tutto da sola ad ability free. E ha 8 categorie. Ok, ha 8 categorie. Di cui magari in alcune riesce anche a far da leader, perché avrà le sue una o due categorie più colore o quel cavolo che è. Ora ragazzi, mi pare logico che se è cosa di barato, tutte quelle 8 categorie diventeranno un supporto il PG che vince. Proteggiti nell'altro turno, questo PG vince. Se gioca leader, hai vinto, perché ne giochi due, uno in turnazione all'altro. Non va bene, non va bene. Abbiamo troppe categorie, le categorie stanno diventando delle prese per il culo. Piccone e Gianemba, ragazzi, sono categorie fatte davvero male, con i PG che danno il meglio, soprattutto Piccone fuori dalla loro categoria. Capite che non può andare avanti chissà quanto. Bisogna trovare un modo per rinnovare tutto questo. E sinceramente non so dirvi di preciso quale possa essere. Dato il link system, si era sperato in leader skill che si basassero sui link, leader skill diversi, il ritorno al metacolore anche ci andrebbe bene, ma quello in parte l'abbiamo avuto con i class leader che erano anche colore, tipo Goku, Vegeta Quarto, eccetera, eccetera. Ci sono tante cose da migliorare sul meta. Il metaclass è vecchio, il metaclass non è una cosa che può andare avanti. Se nel 2021 non avremo una miglioria, Dokkan inizierà a puzzare di vecchio. Già le prime avvisate ci sono state quest'anno con pochissimi top grossing, altri giochi che gli sputavano in faccia come popolarità o anche come player base. Il gameplay di Dokkan non lo aiuta, perché il gameplay di Dokkan è un gameplay passivo, molto passivo. In pratica premi le palline per vedere le animazioni e sperare che il nemico non ti ammazzi. Il Dokkan è un gioco che si basa unicamente sul team building e tutto. Poi una volta che entri devi vedere l'RNG delle orb, se serve l'RNG delle orb, perché alcuni team non hanno neanche bisogno dell'RNG delle orb, e il gioco va da solo. Bisogna sperare in un'evoluzione del meta. Mi basta quello, cioè se nel 2021, se anno prossimo, ci fosse un solo top e fosse l'evoluzione del meta, mi basterebbe. Anche con 100 worst mi basterebbe quello. Cioè a me non importa avere le animazioni fighe, i PG fantastici, i rate incredibili. Datemi un'evoluzione del meta, fate che questo gioco si svecchi. Altrimenti ragazzi, non so quanto potrà andare avanti Dokkan. Dokkan ha finito di chiamarsi Dragon Ball. Nel 2021 ci sono una serie di super, avrebbe di nuovo quel balzo che servirebbe, altrimenti attenzione, perché quasi quasi inizierebbe a essere un'idea, iniziare a pensare a un nuovo gioco, magari facendo migrare la gente di Dokkan pian pianino, non chiudendo i server di Dokkan, ma abbassando un attimino il target, facendoci un'altra cosa, perché Legend va e non va, perché anche Legend ha tanti di quei problemi che la metà basta. Dokkan, più che avere problemi, inizia a sentirsi che è vecchio e quindi bisogna trovare una qualche soluzione, una via di mezzo, un qualcosa che aiuti questo gioco a svecchiarsi. Su quest'altra parte, ragazzi, non mi soffermerò troppo perché questo è più personale che altro, ma Dokkan non ha più endgame, non ha più difficoltà vere. Secondo me anche questo è collegato al fatto che il meta è vecchio, che non ci sono nuove modalità decenti, che non ci sono nuove meccaniche decenti. Cioè, se vedete questi punti sono uno attaccato all'altro, modificandone uno si riescono in automatico a modificare gli altri. E non è che ci vuole una nuova rarità di PG per
per quindi creare tutto quanto e rendere qualcosa di nuovo. No, basta modificare uno di questi punti per arrivare ad avere un'interazione tra loro che ti permette di nuovo meta, crei nuovi eventi che fanno nuovo, con nuove meccaniche e una nuova difficoltà. Perché attualmente Dokkan ha come difficoltà massima, i nemici ti bisciottano, quindi o aspetti i PG che ti permettono di reggere o aspetti i PG che ti permettono di sciottarli prima che ti bisciottino. O usi oggetti pregando di reggere un turno perché tu dopo li bisciotti te. Insomma, se ti ricordi Dokkan è diventato questo. Io sono cresciuto male con i Mombace. Ho giocato a Final Fantasy Brothers nel suo periodo d'oro, dove era a livello di un gioco per PlayStation come endgame. Cioè, battaglie che stavi là a strutturarti i turni, a farti i calcoli, duravano anche 2 ore, in cui dovevi pensare. Io gioco a giochi in cui io ho giocato a PTC, o PTC dovevi stare a stallare, dovevi stare a farti i calcoli, capire quanto potevi farti danno. Io gioco a Pokémon, in Pokémon devi, se fai alcuni tipi di challenge, devi farti questi calcoli. E Pokémon gioco in molti sensi gratuito, perché tutte le altre le puoi prendere gratis. Dokkan è un free to play a pagamento, deve leggermente svegliarsi con la difficoltà, che non deve essere fare eventi che solo l'1% può riuscire a fare. No, ma è fare eventi in cui devi usare un attimo la testa e non mettere due PG in croce, che non possono essere uccisi, e sparare special pregando di non morire perché la special li ammazza anche loro. Quindi ragazzi, su qua sulla difficoltà ne ho parlato tanto, insiste ulteriormente, non serve. E benché tutti i boss precedenti fossero collegati al gioco proprio nel codice, l'ultimo di cui voglio parlare si collega invece proprio al 2020, cioè una cosa che magari prima non ci sarebbe stata nel 2019, ma nel 2020 è da inserirci, ovvero i festeggiamenti. Tutti noi l'abbiamo sentito, i KK non sono stati dei festeggiamenti chissà quanto sentiti, goduti come gli anni scorsi. Dal mio punto di vista non è una questione delle stones date, a me cambia poco che diano 100-200 stone. Quindi non è quello, ma proprio li ho sentiti meno vissuti come festeggiamenti rispetto agli stessi anche solo dell'anno scorso di Gohan e Cell. Inutile andare all'anno prima, che sono stati KK della vita, o quelli di Gogeta che lasciamo stare. Quelli sono stati super KK e quello va bene, però i festeggiamenti quest'anno li ho sentiti meno presi. Tanto che in realtà il Capodanno l'ho sentito molto più festeggiato, benché manchi la Legendary Summon da secoli e quel Jiren o i coin che lo aspettano e mi guardi quel per dire sì, aspetta che prima che mi vedi arriva l'anniversario. Io sono là a dire, io spero di farlo in contemporanea per fare showcase e reanalisi del PG per il Global, e invece arriverà mese prossimo. Va bene, ma quella è una cosa secondaria. Qua è proprio una situazione in cui sento un pochino meno presenti i festeggiamenti. All'anniversario l'avevo sentito un pochino questo, però comunque mi sono piaciuti, non sono stati male, sotto team da farmare, eccetera, eccetera. Però questi KK li ho vissuti davvero male come festeggiamenti, non so dirvi perché. Spero sia stato sempre causa Covid, può starci, lo volevano fare di più, poi hanno dovuto bloccarsi un pochino, mi va bene. Speriamo non si ripeta, speriamo solo non si ripete, che quest'anno sia l'anniversario che KK siano tanta roba. L'anniversario magari gli permette di essere un pochino sottotono per sempre il periodo Covid, per come invece il Giappone sta andando per la quarantena, il KK non tollero nulla. Cioè questo anniversario dovrebbe essere il momento di rinascita di Dokkan, questi KK dovranno coronare la rinascita. Cioè, a me va bene se l'anniversario non mettono nulla dei problemi che sono qua, magari li accennano solo, ma entro i KK, io come giocatore, come consumatore, esigo che non tutti, magari, ma metà di questi punti di cui ho parlato vengano risolti. Altrimenti, ragazzi, il gioco non so quanto futuro possa avere, perché continuano a uscire mobage che sono molto più intrattenenti di Dokkan, e che quando ci giochi non ti danno quella sensazione di che due scatole. Ogni tanto Dokkan dà la sensazione di due scatole, che sia esso per un farming o per la frustrazione in alcuni eventi. Quindi speriamo bene. Io ho tediato troppo, ci sarebbero tante piccolezze di Dokkan ancora da parlare, però a me
A mio avviso, i principali problemi che ho avuto in questo 2020 sono stati che sono mancate le innovazioni. Tutto questo si può rinnovare in il 2020 di Dokkan, è stato un 2019 di Dokkan. Abbiamo aumentato i danni massimali, abbiamo aumentato gli HP dei team, abbiamo aumentato i PG, ma se te guardi il 2019 e poi guardi il 2020 è cambiato solo per il Link System. Solo per il Link System, che è stato un signor aggiornamento, una delle migliori cose mai fatte di Dokkan. Però non basta. Di voi cosa ne pensate? E ci vediamo a un prossimo video, che dovrebbe essere a sto punto l'analisi e più dopo lo showcase di Baby D.Bo. Alla prossima!